Buonasera, professor Fontecedro. Buonasera. Come sta? Cosmico, ragazzi. Cosmico, partiamo bene. Senta, ci diceva Claudio Lippi che lei è un luminare. Appunto, Claudio Lippi lo diceva. Un cervello italiano che ha dovuto però emigrare agli Stati Uniti per insegnare. No, ho dovuto emigrare, ho voluto emigrare. Sì? La scuola in Italia mi fa veramente schifo, una cosa incredibile. Scuole vecchie, programmi vecchi, professori vecchi, non ne potevo più, sono andato via. Scusi, cosa c'è di così drammatico nella nostra scuola? Ma non è possibile che uno studente di liceo in Italia si diplomi senza sapere, non so, che cos'è la chetamina. Dai, è incredibile. Che cos'è la? Chetamina. Che cos'è la chetamina? Ci scusi. È un allucinogeno molto potente, poi ne parliamo. Scusi, lei insegna ai suoi studenti che cos'è la chetamina? Che questo e tante altre cose. Io ho rivoluzionato completamente i metodi di insegnamento. Che metodi usa? Tanto per cominciare. Cos'è? Aiuto! Cosa c'è? Niente cattedre nella mia aula. Niente cattedre. Questo può essere giusto. Sì, certo. Poi abiti a caso, mi pare di capire. In secondo luogo, nuove materie. Io insegno una materia che potrebbe chiamarsi socioeconomia non lineare. Socioeconomia non lineare. Sì, esatto. Sarebbe io prendo concetti dalle più svariate aree culturali, li faccio conflagrare insieme nella mente dello studente, in modo che si ingenerino in lui nuove visioni del mondo, nuovi modi di interpretare la realtà. Se capisco bene, lei usa un approccio olistico al sapere. Oh, un approccio olistico. Ma noi siamo stronzati, un approccio olistico. Questo, olistico, io non sopporto quella parola, olistico. Questo è esattamente il tipo di antica convenzione. Angusta borghese culturale che io cerco completamente di eradicare dalla mente dei miei studenti. Oh. Certo. Non mi dica più professore, olistico, non la sopporto. Professore, ci scusi, è stato il signor Carlo, eh? Io e Giorgio non sapevamo neanche di cosa stavate parlando, eh? Sì, bravo, questo mi piace. Questo mi piace. Due tabule rase. Due tabule rase si può costruire, questo mi piace. No, chiedo scusa, mi sembrava di scrivesse un approccio olistico al sapere. No, olistico. Va bene. No, non mi scusi. Olistico, non sopporto non dirlo olistico. Più. Le chiedo scusa, ho frainteso. D'altra parte, non è colpa sua. Lei non è colpa sua, italiana, giusto? Lei ha fatto un liceo italiano, l'università italiana. Perfetto, la sua mente è completamente obnubilata da concetti vetusti. Concetti vetusti quali? Scusi, non lo so, mi dico una materia che lei ha studiato nel liceo che le è servita nella vita. La storia, la geografia, la geometria. La geometria è completamente inutile. Ma come? La geometria è inutile. Completamente inutile. Se uno deve arredare una stanza, deve costruire un palazzo. È più utile della chetamina. Seguitemi nel ragionamento. Sì. Tutti sappiamo definire un quadrato. Certo. Un quadrato è un quadrilatero con i lati uguali e gli angoli uguali, giusto? Certo. Sì. Volendo definire un quadrato, abbiamo però dovuto presupporre la conoscenza di alcuni concetti. Tipo? Quadrilatero, lato, angolo, uguaglianza. Certo. Ci siete ancora? Sì, certo. Ci siamo. Voglio svegli. Siamo svegli. Per completare la definizione di quadrato, dovremmo allora precisare che un quadrilatero è un poligono che ha quattro vertici. Sì, e che un suo lato è il segmento che ha per estremi due vertici consecutivi. Sì. Poligono, vertici, segmento, nuovi concetti che bisognano anch'essi di definizione. Per eseguire la quale dovremmo ricorrere ad altri concetti a loro volta da definire. E, allora? E così via all'infinito. In altre parole, la geometria non ha basi solide. Ma come una base solida? Vale la pena secondo voi scassarsi il cervello su una materia del genere? Insomma. È quello che penso anch'io. Ma come pensate? Sono uomini che hanno trascorso la loro intera esistenza a cercare di dimostrare, per esempio, che una piramide qualunque, la piramide ottenuta sezionando la prima con un piano parallelo alla base, stanno fra loro come i cubi delle rispettive altezze. Bravi, è indubbiamente impressionante, ma non c'è bisogno di dimostrarmelo. Mi fido. Ma come si fida? Mi fido. Il il geometrico dei punti del piano equidistante da due rette incidenti è formato dalle bisettrici degli angoli di queste rette? Non ho niente in contrario. Vabbè, ma la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a un angolo piatto? Mi sembra giusto. L'angolo al centro di un cerchio è doppio di ogni angolo della circonferenza che insiste sullo stesso arco. Fa quel che vuoi, basta che mi lasci in pace. E così via all'infinito. Anch'io non ho basi solide.